Buongiorno a tutti, sono Luigi Onalaco, se preferite, benvenuti a questa nuova guida di Monster Strike. L'evento che andremo a vedere in questa guida è l'Extreme 35 Stamina di Sir Lucas, un 5 stelle che andremo a vedere una volta finito il video. Il team consigliato è un team possibilmente full null damage wall con almeno un Pierce, con almeno un personaggio che abbia come rimbalzo il Pierce. Questo perché, come potremo vedere sin dall'inizio, saranno presenti questi blocchi che potete vedere che avranno come brutto sistema quello di bloccare i vostri bounce. Infatti qua potete vedere come non sono riuscito a fare chissà cosa. Sono consigliati quindi PG con Pierce e sono consigliati anche eventuali PG che hanno homing, shoot o qualsiasi tipo di danno che va oltre questi blocchi. Ne potete vedere, io mi sono messo in team duo oscurità perché comunque il boss, come vedete, è luce. Ed è lui, potete già vederlo, il Sir che andremo a mirare a prendere. Ecco fatto. Dicevo comunque, il PG, come potete vedere, è lui. Non è uno stage molto difficile, ma se non avete null damage wall può risultare peso, vi avviso. In questo caso, se il Pierce andava bene, ecco, come vedete, il Pierce riesce a rompere molto facilmente. Purtroppo non avevo tanti Pierce deboli. Cioè, ho messo i Meko, che però uno ci sta perché potete prenderlo come amici. Poi ho messo Ryo, ma non volevo utilizzare un team troppo potente. E in Pierce, stranamente ho solo Pierce buoni, buoni, cioè dei Tier 9 almeno. Comunque, questo è il primo stage. Come vedete, non c'è qualcosa di davvero pericoloso. Abbiamo il Ser che all'inizio si pomperà la difesa, ma neanche di troppo. Due cavalieri, un Black Knight sulla destra e un White Knight sulla sinistra. Il Black Knight penserà. Un attimo solo che lancio così. Il Black Knight penserà a lanciare dei ladder sui muri sopra e sotto, mentre il White Knight a sinistra e a destra. Una volta eliminati tutti i cavalieri, cosa che consiglio di non fare, comunque consiglio di mirare direttamente al nostro caro Sir Lucas, potrete andare semplicemente subito addosso al boss, che in poco tempo dovrebbe andare via, davvero come potete vedere facilmente. Passiamo al secondo stage. In questo secondo stage invece, come potete vedere, non saranno presenti dei boss, avremo unicamente da eliminare dei cavalieri e un arciere che ci romperà un pochino le scatole, qua ho lanciato leggermente male, e un arciere che ci lancerà i suoi colpi laser dal basso. Non pensate all'arciere, iniziate ad eliminare, soprattutto se non siete riusciti ad avere un team full null damage wall, eliminate i cavalieri. L'obiettivo dovrebbe cer essere cercare di eliminarne due prima che lanci il loro colpo. Io, avendo un team full damage wall, posso abbastanza fregarmene, se devo essere sincero. Però, se avete non 4 null damage wall, mirate a come prima cosa eliminare i cavalieri. Se invece avete un team come il mio, potete decidere più o meno voi come fare. Un consiglio è cercare di guadagnare turni se ci riuscite. Ok, guadagnate turni, caricatevi le special il più possibile, è fattibile. State attenti se avete per caso, come ho io i Meko, che è una null damage wall soltanto con la barra piena, che potrebbe essere un problema. Il nemico fa danno, ma ogni 5 turni fa danni ingenti. Quindi avete tutto il tempo del mondo per sprecare turni. Ok, sprecare turni per caricarvi le special. Quando vedete di essere abbastanza carichi, poi andate a picchiarlo. Avrei potuto ammazzare 20 turni fa. Se riesco, il mio obiettivo è farlo durare altri 2 turni, il carino. Non ce l'ho. Invece sì, dai, dai, dai. Un altro turno devi durarmi. Mi sa che però non ce la faccio a far durare un altro turno, vero? Peccato, un turno in più. Se siete più bravi di me a lanciare, potete farlo durare davvero tanti turni. Ora vediamo un pochino. Ok. Altro turno un pochino tricky.
dovrete mirare a eliminare per primi gli arcieri. Se vi ricordate, riuscite a capire quando è il momento in cui ammazzate l'ultimo nemico in scorso stage, cercate di tenervi almeno un PG nella parte alta, in modo da andare immediatamente ad attaccare l'arciere che si trova là. Se avete dei PG che si troveranno sopra le rocce, non preoccupatevi, il primo lancio lo considererà come terreno vuoto, quindi potrete portarli fuori senza problemi, come vedrete adesso. Anche qua prendete turni. Giusto, cercate di ammazzarne almeno uno. Non era quello che volevo, ma va bene, volevo guadagnare qualche turno in più, ma vabbè. Non sta apparendo lo stage speciale. Ah, ok, ci è capitato un extra stage. Questo è uno degli extra stage che possono apparire all'interno del livello. Qua davvero potete, se riuscite, guadagnare infiniti turni. Cioè, le tarte non fanno danno. È molto simile a One Piece in questo. Quando ci sono gli extra stage, sì, qua però ammazzo parecchio, vabbè. Devo ancora regolarmi bene. Qua sapevo che era una cattiva idea lanciarla, quindi avrei dovuto lanciarla in verticale. Non ci è apparso l'extra stage. L'extra stage importante, vi apparirebbe con. Sì. Vi apparirebbe con. Ok, sto giocando su due cellulari allo stesso tempo per fare il video. Vi apparirebbe con sì, il simbolo delle boss fight, però dorato, e avreste un Sir Lucas da una barra. Battendolo otterrete una copia sicura di Sir Lucas. In questo caso non ci è capitato, fino a me era sempre capitato. Vorrà dire che farò un video nel caso capiti. Ok. Questo è il primo stage della battaglia. Sir Lucas nella sua forma evoluta non è troppo potente. Se tenete i vostri PG esattamente in una croce immaginaria rispetto a lui, non riuscirà neanche a farvi danno. Il vostro obiettivo iniziale quindi è pulire il terreno dai vari nemici mentre lo danneggiate, per poi passare a finirlo. Tenete sempre i personaggi o sopra o alla sua sinistra, destra, non vicini, come purtroppo è finita la mia. Come si chiama lei? Tambellina, la mia pollicina. Perché purtroppo, come potete vedere, ha un attacco che può fare qualche danno, ovvero il colpo di spada che colpisce parecchio i nemici vicino a lui. Se leggermente bloccato, dai, non ti bloccare male adesso, per piacere. Ok, ho avuto un attimo di non capisco chi sono, come mi chiamo e perché sono qua. Eliminiamo l'arciere e cerchiamo di andare veloci. Ho scelto Tumbelina anche per il semplice fatto che dà un po' di difesa in più. Come vedete, l'attacco più forte che ha è facilmente evitabile. Andiamo di rio. Naturalmente bastano team molto più deboli, e che volevo mostrarvi bene il livello senza preoccuparmi troppo della battaglia. Quindi ho portato un team con cui so che non mi devo preoccupare troppo. L'unica pericolosità è se per sbaglio scazzo con i Meco nella gauge, rischio di crepare. È successo una volta prima che sono crepato perché ho lanciato con i Meco, non si era caricata la gauge, non mi ha fatto null damage wall e mi sono suicidato. Ha fatto un pochino di danno. Naturalmente questo è uno stage molto semplice. Secondo stage. Allora, il secondo stage della battaglia è molto più semplice del primo. Se siete riusciti ad andare, come in questo caso, tutti sopra, potete mirare anche a far semplicemente danno. Cthulhu è molto consigliato, no, è anche uno dei PG per cui questo boss servirà, come vedremo dopo. Anche Cthulhu serve per questo boss, quindi appena vedrò che torna la quest di Cthulhu ci farò un video sopra. Tenetevi almeno un PG sopra e uno sotto, come fatto negli scorsi, in modo da poter gestire al meglio Sir Lucas. Adesso, vabbè, in questo caso non dovrebbe andare su. Ecco, questo è un errore grosso che ho fatto. Non ho caricato la gauge di Meco. Questo poteva rischiare. Se avessero lanciato i laser a sinistra e a destra, questo avrebbe potuto causarmi la sconfitta. Per fortuna mi sono portato unicamente lei come null damage wall, con la gauge, per il semplice motivo che nell'account secondario questo è l'unico PG decente che ho.
oltre il nostro caro Cthulhu, è voluto. Che non ho nella comprensione semplicemente perché ho preferito usare le Divine Shard per evolvermi altro. Ok, vabbè, tocca a Rioma, direi che. Gli ho fatto salire un po' troppo la difesa, Sir Lucas. Ok, una volta che va via il boss vanno via anche le rocce e quindi potete andare abbastanza tranquilli. Adesso, se sbaglio qua, muoio. Non ho sbagliato per fortuna. Però ho fatto schifo comunque. Abbiamo tutte le. Cercate di guadagnare anche turni qua. Non preoccupatevi, 10 turni sono tanti. Dovreste arrivare più o meno a 6-7 turni qua. Quindi non preoccupatevi davvero. Andiamo all'ultimo stage. L'ultimo stage, come potete vedere, avrà il nostro caro boss in basso protetto da. La sua zona magica, la sua zona bloccata dalle rocce, il vostro obiettivo principale sarà quello di fargli capire che non serve a nulla proteggersi. Utilizzate il vostro Pierce portato apposta solo per questo stage, nel caso non abbiate PG nella zona inferiore per distruggere velocemente le rocce. Eccolo qua, infatti. Qual era la special? Andiamo. Speravo di fare un pochino di più. Speravo di fare un pochino di più. Devo ancora regolarmi bene. Faccio vedere la special di Meko, che vi fa capire come mai questo è uno dei PG rossi più forti del gioco per questo. Ah, non si è visto. Quei piccoli, quelle esplosioncine avrebbero causato circa 1 milione di danno. All'incirca, dato che erano tre. Andiamo di tombolina contro il punto debole. Alla faccia di tombolina. Non pensavo facesse così tanti danni tombolina. Ci sono rimasto abbastanza bene. Abbiamo finito anche con lo speed clear. Andiamoci a vedere il nostro caro Sir Lucas. Abbiamo ottenuto una copia di Sir Lucas, meglio di nulla. Ho già, penso, quasi tutte le copie che mi servono in questo account. Non ne sono sicuro, devo vedere. No, forse no, perché mi sa che non ho le copie per ascendere Cthulhu. Mi sa che mi mancano le copie per ascendere Cthulhu. Penso proprio. Ne sono abbastanza sicuro. Sono abbastanza sicuro che mi dovrebbero mancare proprio le copie per ascendere Cthulhu. Andiamo a vedere. Il mostro box. Qua un bel Sir Lucas maxato, ancora in versione 5 stelle. Allora, cosa possiamo dire di questo PG? Non vi aspettate chissà cosa. È un PG gratuito, abbastanza carino, classe paladino. Tipo bilanciato con abilità base annullamento delle barriere, quelle della gravità, con una fortuna massima di 90, KP massimi 10.714, attacco 13.413, SP, cioè, quindi la speed 192.77 e possono arrivare a circa 13.000, 15.210. Quindi nelle statistiche, nella sua forma 5 stelle, è abbastanza normale. Il suo strike shot, ve li metto anche, in pratica il primo nemico che colpite subirà dei danni, ha un cooldown di 12 turni, non è il massimo, il suo boom combo è una buona shockwave, 6 shockwave, quindi 6 piccoli colpi non elementali, con una potenza di circa 13.000 punti totali. Non è malaccio. Può. Penso sì. No. Evolvi, ascendi. Può evolversi, sia evolvere che ascendere. Come potete vedere. Qua mi mancano le due donnine per riuscire ad ascenderlo. In due diverse forme. Abbiamo il comandante cavaliere
Lucas, la forma evoluta che qua vedete che non si vede nemmeno, che posso dire, rimane un paladino bilanciato con null Gravity Warrior, non guadagna Gravity Barrier, non guadagna nessun Gadget Shot, rimane sempre con la solita special, quindi il primo nemico beccato si becca un danno maggiorato, ma non è niente di che, avrà un cooldown di 16, non più di 12 turni, e rimane con la stessa identica bound combo. Niente di eccezionale, comunque abbastanza buono. Abbastanza buono, non dico che sia la migliore, però è abbastanza utilizzabile. C'è di meglio, secondo me, nonostante abbia statistiche nettamente alte, e parliamo di un PG, qua vedete le statistiche base, maxato, la versione evoluta raggiunge i 21.400 HP per 22.000 attacco e 302 di difesa. Che è tanto, sono statistiche davvero buone, buon PG da portare inizialmente quando dovete affrontare dei dungeon neri, oscurità, che abbiano molte barriere, però io preferisco la sua versione ascesa. Allora, la sua versione ascesa è Lucas, dovrebbe essere Backdrop of Hope, che Bedrock non ricordo cosa voglia dire, però è speranza di qualche tipo, che è carino, è carino. Di statistiche è inferiore alla versione voluta. Parliamo di appena 17.000 HP e 224 speed, però un netto aumento dell'attacco quasi 30.000, 29.000. Quindi non è da buttare, non è assolutamente da buttare. Cambio il suo tipo da bilanciato a potenza, a power, quindi potenza. Abbiamo che perde l'abilità Null Gravity Barrier, che diventa un Gouge Shot, quindi dovrete riuscire voi ad attivarla, però guadagna l'abilità Demon Slayer, che può essere abbastanza utile in determinati dungeon. Non si può assolutamente negare. Come Strike Shot perde quello che va prima con Strike Shot, che io preferisco, quindi quello delle comete che avete visto per la nostra Imeco, naturalmente non è a quei livelli di potenza, però il fatto di poter ripulire un eventuale terreno completo colpendo tutti i nemici con una meteora non è male. Quello di Imeco è parecchio più potente, però anche questa versione qua non è da buttare, non è assolutamente da buttare. Bomb combo migliorata, non è più soltanto i 6 colpi che attaccano, ma aumenta anche con una esplosione intorno al PG. Diminuiamo la potenza di questi colpi dai 18.000 della forma evoluta ai 13.000 della forma ascesa, e guadagna questa piccola esplosione da 6.000, utile quando si è circondati da nemici. Cosa posso dire quindi? Secondo me, risulta molto più utile la versione ascesa. Che PG necessita la versione ascesa? Necessita di due Cthulhu, che sono anch'essi dei PG gratuiti, tutti e tre dovrebbero essere, da quello che ricordo, PG gratuiti. Sono pochi i mostri che richiedono PG non gratuiti. Sto controllando un attimo se sono tutti e tre 5 stelle. Dovrebbero essere tutti e tre 5 stelle, da quello che ricordo. Un attimo che controllo. Sì, sono tutti e tre 5 stelle che servono per portare il nostro caro cavaliere alla forma ascesa. Cthulhu è il più facile forse da ottenere, ma anche Queen Butterfly e Telea non sono complessissime. Ne richiedo una sola copia, ci potrebbe volere un po' di tempo per riuscire ad ascenderlo, perché sono eventi che tornano molto meno di Cthulhu, però non ci vuole neanche troppo. Cthulhu presto, prima volta che torna, tanto è un evento che torna abbastanza spesso, quello di Cthulhu, per via dei voucher che dà. Lo porterò sul canale, le altre due appena riesco porterò anche loro. Il mio consiglio quindi, dato che comunque è un PG abbastanza facile da ottenere, ottenerne due copie. Abbiamo avuto sfortuna in questa battaglia, in quanto normalmente dovrebbe apparire quello stage di cui ho parlato, che vi assicuro una copia, quindi dovreste riuscire a ottenere le due copie, una da maxare e una da scendere subito anche alla prima run. Totale di come potete prendere, quindi è 2 per la versione, una evoluta e una ascesa, che comunque possono tornare più che utili. Se
Sappiatelo, sono entrambi delle versioni del PG che possono risultare più che utili in più di un'occasione, almeno parlando di livelli, non di difficoltà elevatissima, però anche soltanto per andarvi a fare Cthulhu va benissimo la versione evoluta di questo PG. E poi avrete bisogno di altre due copie di Sir Lucas per riuscire ad ascendere Cthulhu, come andremo a vedere. Richiederà quindi due copie l'ascensione di Cthulhu, due copie l'ottenimento di entrambe le versioni di questo PG, che è consigliato in entrambe le versioni, nonostante l'ascensione sia migliore, per un totale di 4 copie. Un voto che do a questo PG è nella forma 5 stelle un 6, nella forma evoluta può ottenere un 7, un 7.5 eventuale nella forma ascesa. Spero che vi sia servito questo video e noi ci vediamo alla prossima battaglia, sempre qua su Monster Strike. Alla prossima, ragazzi. Ah, e naturalmente fatemi sapere cosa ne pensate di questo genere di video. La cam non c'è semplicemente perché tra giocare con due cellulari, salvo quando la gatta è vivo e può aiutarmi o altro, mi risulta abbastanza una rottura controllare il PC per le statistiche finali, avere i due cellulari. Quindi esce soltanto quello. Spero vi sia piaciuta, ci vediamo alla prossima.